La famiglia Manassei era riunita insieme per il cenone della vigilia. Quello era il primo Natale senza Milena. Tutti mangiavano tranquilli, ridevano e scherzavano, o almeno ci provavano. Cercavano di fare finta di niente, ma si sentiva una freddezza esasperata in quelle chiacchiere. Una forzatura tristissima in quelle risate. Solo Sergio era sinceramente allegro. Le sue battute erano veramente divertenti. I suoi sorrisi veri. Era la persona che più aveva amato Mila. La persona che più le era stata vicina. E forse proprio per questo riusciva ad essere sereno. Le aveva dato tutto e aveva preso tutto ciò che lei aveva da offrirgli. Per questo non aveva rimpianti. Non aveva conti in sospeso con Milena e poteva ricordarla con serenità. Così, come Cristiano, era l'unico a manifestare la sua tristezza e il disagio in quella situazione. Non rideva alle battute idiote degli zii, non brindava. E non giocò dopo cena. La mancanza di Mila si sentiva ancora di più in momenti di festa come questo. Il posto vuoto sembrava ingigantirsi sempre di più nel cuore di ognuno. Ognuno pensava che un Natale senza Mila non era Natale, ma nessuno lo diceva. Ognuno di loro era invaso da una malinconia sempre più opprimente che avrebbe avuto tanto bisogno di sfogare, di condividere con gli altri, per consolarsi a vicenda e per ricordare Mila come meritava, per tenerla viva nel ricordo di tutti. Ma tutti cercavano di nasconderla, quella malinconia. Bisognava festeggiare, bisognava sorridere, bisognava far finta di niente. Milena era argomento tabù, Milena non c'era più, Milena era cancellata. Milena non esisteva, Milena non era mai esistita. Avevano voglia di piangere, ma ridevano tutti.